Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSir. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale così che i nuovi video che saranno pubblicati voi sarete notificati e inoltre vi ricordo di visitare il nostro sito internet www.borderlineitalia.com. Oggi vi voglio parlare di come pronunciare due lettere, il TH e la. Iniziamo col TH o TH. Intanto c'è da dire che ha due pronunce. La fricativa dentale sonora V e la fricativa dentale sorda. Molti hanno difficoltà a pronunciare questi due suoni perché non è un suono che abbiamo in italiano. Alcuni stranieri gli viene molto semplice, tipo i greci, perché loro ce l'hanno questo suono, però per noi italiani è molto difficile pronunciare. Molti, anziché dire thank, dicono tank, che in inglese significherebbe semplicemente un carro armato. Oppure, la cosa che odio di più, ragazzi, lo odio quando lo fanno, lo odio, è di abbozzare il suono del TH a una F. Quindi, anziché dire think, dicono think. No, no, no! Oggi vi voglio insegnare il mio trucco per pronunciare bene il TH. E questo trucco ci viene dalla Spagna! Iniziamo con la fricativa dentale sorda. Sicuramente voi conoscete la città di Valencia, bella città spagnola, però in spagnolo non la chiamano Valencia, ma bensì Valencia. E il suono della C in questa parola è lo stesso suono del TH sordo, quindi come in think, identico. Per quanto riguarda la versione sonora, ci viene in aiuto la Spagna. Perché? La città di Madrid, in spagnolo non si pronuncia Madrid, ma si pronuncia Madrid. Madrid. Ed è lo stesso suono di the, o come in these, o come in that. Quindi, quando voi volete pronunciare il TH sordo, come in thank, pensate a Valencia, oppure pensate a Madrid, se dovete andare con la fricativa dentale sonora. Sì, quello che vi insegnano a scuola, che è un suono che va detto con la lingua tra i denti, è verissimo. Basta solamente un po' di pratica. Ragazzi, vi dovete impratichire. Sempre un suono strano, non è un suono naturale per noi italiani, ma è così. Per quanto riguarda invece l'altra lettera, H, in italiano l'H è muta, tipo se io devo dire io ho, io dico ho. In inglese esistono parole in cui l'H è muta, ma di questo ne parlerò successivamente in un altro video. Ma tendenzialmente l'H ha un suono, quello che viene definito aspirato. Questa cosa di aspirare, molte persone la confondono con il tirare il fiato. Non è così, anche se si chiama aspirare, tu non tiri il fiato, ma lo butti fuori, tu butti aria. Faccio un esempio. Il cuore non è heart, è heart. Faccio un esempio. I'm telling you from the bottom of my heart. Te lo sto dicendo dal profondo del mio cuore. O tipo come in casa. Home. Non è home. È home il tizio che fa yoga. I'm going home. Sto andando a casa. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, visitate il sito internet www.borderlineitalia.com e ci vediamo col prossimo video. Ciao!